Spettacoli, concerti, presepi, mercatini dell'artigianato e dei prodotti dell'enogastronomia sono solo alcune delle iniziative messe in campo per È Natale Monbaroccio in Festa, l'evento che il 28 e 29 novembre, dal 5 all'8 dicembre, torna nella cornice del castello medievale. Grazie al lavoro svolto da 150 volontari e dall'ufficio tecnico del comune, la manifestazione conferma anche quest'anno il gemellaggio con Bolzano. Durante una conferenza stampa che si è tenuta oggi in provincia, è intervenuta in collegamento telefonico la direttrice dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, Roberta Agosti, che ha augurato agli organizzatori di superare gli ottimi risultati ottenuti nel 2014. La città del Trentino Alto Adige ha donato un albero di Natale che verrà acceso sabato 29 novembre alle ore 16:30 in piazza Barocci. Ma le novità non sono finite qui, ad annunciarle il presidente della Proloco, Damiano Bartocetti. È in arrivo dalla azienda Tun di Bolzano un Babbo Natale da 1,90 m per 1,60 m, dove i bambini potranno farsi delle fotografie, potranno farsi dei selfie, e sarà posizionato all'ingresso di Monbaroccio. Questa è una testimonianza dell'importanza dei nostri mercatini della provincia di Pesaro Urbino, soprattutto quelli di Monbaroccio, che ha riservato l'Atun, perché mandandoci proprio un Babbo Natale vuol dire che l'Atun, questa azienda, crede moltissimo a questo evento, al Natale che non ti aspetti della provincia di Pesaro Urbino, ma in particolar modo della nostra Proloco, della nostra comunità di Monbaroccio. Dall'estate scorsa Bartocetti e il collega fanese Etienne Lucarelli si stanno adoperando per coinvolgere sempre più Proloco e comuni negli eventi legati al Natale. Hanno infatti appoggiato fin da subito il brand della provincia Il Natale che non ti aspetti, perché grazie ad una sinergia tra le diverse realtà è stato possibile fare una grande promozione a livello nazionale. È stata così ampliata l'offerta turistica per poter attrarre un maggior numero di visitatori da ogni parte d'Italia. Sulle tante iniziative dell'evento si è soffermata invece la vicepresidente della Proloco, Ilaria Renzoni. Quest'anno il programma è veramente ricco e ci saranno nuove location, quindi nuovi ambienti a tema, che saranno visibili all'interno del paese, da partire dal nuovo palazzo del Monte appena restaurato, dove ci sarà un'atmosfera natalizia quasi reale, insomma, per andare alla Casa delle Lanterne e a ambientazioni lungo tutto il paese, insomma. Sarà possibile passeggiare lungo la Via degli Alberi, immergersi nel paesaggio invernale o visitare i presepi del mondo e quello del Rinascimento. Nei vicoli del paese non mancheranno i Babbi Natale del Vespa Club di Fano e, tra le attrazioni da non perdere, la suggestiva nevicata artificiale.